Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un'altra puntata di Quit 108 Survival. E in questo momento sono a caccia di zombie. Ero qua dentro e ne sentivo veramente tanti. Sentite? Eh sì. Quindi voglio trovare questi. No, ma sono di qua. Voglio trovare questi zombie. Della terra. Sì, sono qua sopra. L'apertura così. No, guarda del ferro. Eccola lì. Abbiamo trovato. Zombie in entrata. È buono. Ottimo. Ok, questo è uno. Non vorrei che mi cadessero in testa, onestamente. Venite. Next. A posto. Ora, speriamo non ci siano creeper. Allora, vediamo, vediamo. Una caverna semplicemente fatta per spawnare i zombie, ottimo. Questo lato è stato esplorato abbastanza di questa caverna. Io ho diviso in due lati, partendo dallo spawner di scheletri che è l'entrata. Noi siamo nel lato destro. Quindi credo che adesso andremo ad esplorare il lato sinistro perché voglio trovare dei diamanti. Anche perché uno degli obiettivi di questa mappa è avere 10 diamanti inutilizzati. Quindi adesso mangiamo un po'. Abbiamo poca roba da mangiare, purtroppo. Allora, credo che sia. No, non di qua. Indi per cui di là. Sì. Ok. Ok, invece dall'altra parte non abbiamo esplorato molto, abbiamo solo trovato lo spawner di zombie, che poi comunque dovremmo farci qualcosa. Come vedete ho creato un'altra entrata che bypassa lo spawner di scheletri. E qua attorno possiamo guardare il nostro spawner di scheletri in funzione. Uno scheletro. Parli del diavolo. Uno non ho più. Aia. Muori. Bene. Mi sa che
Qua ci vuole un po' più di luce. Allora, mi sa che abbiamo finito anche le nostre riserve di cibo, ma non è un problema. Andiamo. Almeno recuperiamo un po' di frecce. Ok. Ora andiamo giù di qua. Qua era un dead end e invece qua abbiamo trovato tutto questo, sì. Quindi, non piacciono queste cose buie dalla quale posso spawnare le cose. Ok. Qua c'è lo spawner di zombie. Oh, perfetto. Nello stesso punto di prima, proprio utile. Qua sento degli scheletri. E lì c'è della lava. Bravo. Brucia nell'eternità. Allora, qua c'è della lava, quindi direi che possiamo con molta attenzione crearci un passaggio, anche perché poi questo sorgente di lava probabilmente ci servirà, quindi tanto vale tenerla, no? Già. Corridoio lungo e buio, l'ideale per i creeper. Ah, bonus, usate la lava per creare una fontana di lava. Nice. Mamma mia, te è lunga. Ottimo. Abbiamo trovato il tesoro del curatore. Perché non mi fido un granché? Ottimo. Bene. Nice. Questa sarà utilissima. Nice. E con questa possiamo fare anche le jack o' lanterns. Ottimo, 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 ottimo. Bene, ragazzi. Sembra che abbiamo trovato un tesoro perduto appartenente al vecchio curatore. E io glielo smantellerò. Benissimo. Prendiamoci anche questo ferro. Abbiamo anche un disco di quelli rari, che di solito si trovano solo nei dungeon. Il che è sempre buono. È la prima volta che ho un disco mio. Ne ho visti tanti, ma senza usare Invedit non l'ho mai avuti. Quindi è molto bella come cosa per me. Ok. Una mela d'oro oltretutto ti ridà, credo, tutta la vita, 10 cuori direttamente. Ok, passiamo senza crepare nella lava perché con tutta questa cosa sarebbe una cosa veramente stupida. E andiamo di qua. Finito questo torch, ma ne abbiamo altre. No problem.
Scheletro. Brutto affare. Acqua. In fondo. Qualcosa che sguazza. Diamanti. Numeri. Va bene. Allora. Ragni. E tutto c'è qui dentro. Ok, allora, io voglio capire dov'è sto ragno. Ah! Eccoti lì. Tornali. Vieni qua, dai. Qua è pieno di mostri. Ma proprio tanto pieno. Ragnaccio. Scheletro. Senza cadere nella lava. Senza cadere nella lava. Dai, dai, vieni. Cadi. Ho finito le frecce. Oh, mi ha preso. Ah, sì, eh. Puoi giocare così. Muori. Mettiamoci questa che sarà pur sempre utile per qualcosa, no? Questo è un ragno morto, ottimo. Qui c'è un'altra discesa. Ok. Non è stato per niente facile. Qua spawnano tanti scheletri e io odio gli scheletri. Ciao. Vieni qua, zombino. Fai un abbraccio. Bravo, zombino. Lì ce n'è un altro. No, lì c'è un creeper. Lì sotto c'è un creeper, voi probabilmente non l'avete visto, ma io sì. Però sono interessato a quella stramaledettissima. Ti prego, vai nella corrente verso la lava. Fai il bravo che non ho le frecce per occuparmi di te al momento. Avevamo della redstone che ci servirà poi per completare degli altri. Un'altra. Scheletri. Creepers. E niente ragazzi, io sono a 14 minuti. Probabilmente morirò cercando di farmi questi scheletri e questi creeper. Oh! Sì, sicuramente morirò cercando di farmi questi scheletri e questi creeper. Abbiamo già mangiato la nostra mela. Come vedete, dritta tutta la vita. E quindi io vi saluto. Ciao a tutti.